22 milioni e mezzo le pensioni erogate fino al 31 dicembre 2022, per un totale di oltre 320 milioni di euro. Ma vediamolo nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Previdenza ci occupiamo dell'osservatorio INPS con i dati sulle prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema pensionistico italiano al 31 dicembre 2022. In totale si contano 16.131.414 beneficiari di prestazioni pensionistiche, lo 0,2% in più rispetto al 2021. Nello specifico, il 68% riceve una sola prestazione, il 24,2% due prestazioni, il 6,6% ne riceve tre e l'1,2% quattro o più. Nonostante il 52% dei beneficiari è rappresentato da donne, gli uomini percepiscono un reddito pensionistico più alto. Infatti, l'importo medio dei redditi delle donne è di 16.991 euro, mentre quello degli uomini è di 23.167. Passando alle tipologie di prestazioni pensionistiche, il 77,8% è costituito dalle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, il 19,4% dall'invalidità civile, assegni e pensioni sociali e pensioni di guerra. Il 2,8% invece è costituito dalle prestazioni di tipo indennitario. I beneficiari di pensione di vecchiaia sono i più numerosi, 11.316.617. Di questi, quasi il 28% percepisce anche trattamenti di altro tipo. A seguire ci sono titolari di pensioni ai superstiti, 4.230.188, di cui quasi il 68% percepisce anche altre tipologie di pensioni. Poi sono circa 3,7 milioni i beneficiari di prestazioni assistenziali, con il 49,4% che percepisce anche altre prestazioni. Quasi un milione di persone riceve l'invalidità previdenziale, di loro il 47,6% è titolare anche di altre pensioni. Ed infine ci sono 632.350 pensionati che percepiscono rendite di tipo indennitario, di cui il 72% ha anche altre tipologie di prestazioni previdenziali e o assistenziali. Per quanto riguarda l'età, gli ultraottantenni rappresentano la classe più numerosa, sia per le donne che per gli uomini. L'importo medio più alto, invece, si registra nella fascia di età che va dai 65 ai 69 anni. Poi l'osservatorio evidenzia che sia il numero più alto di pensioni e pensionati, sia gli importi medi più alti si registrano al nord. Anche il reddito pro capite con la media più alta si rileva al nord, seguito dal centro, mentre nel sud Italia si registrano valori al di sotto della media nazionale. In ultimo, INPS riporta la spesa pensionistica italiana nel 2022. In particolare, poco meno del 51% è distribuita nelle regioni del nord, il 28% al sud e nelle isole e il 21% nelle regioni del centro. E per ora è tutto, al prossimo Focus! Radio UCI Focus.